Ed è la 25esima giornata del campionato di calcio di Serie A, con la Juventus impegnata evidentemente nella rincorsa alle posizioni di vertice, fino a questo momento distaccata di 10 lunghezze rispetto all'Inter. Capolista proverà stasera a scrollarsi di dosso anche le scorie dovute all'ultimo pareggio in trasferta, quello del Bentegodi di Verona, 1-1 contro la formazione di Juric. Vedremo ovviamente se ci riuscirà, anche perché dalla parte opposta c'è uno Spezia che nell'ultimo turno ha impattato in casa con il Parma in rimonta, però visto che la formazione ligure era sotto di 2 gol al termine del primo tempo. Andiamo con ordine, andiamo soprattutto con le formazioni, perché c'è una novità importante in casa Juve. Non è una buona novità, nel senso che si è fermato De Ligt in fase di riscaldamento, è dovuto correre ai ripari Andrea Pirlo, che la Juventus già rabberciata deve fare a meno di De Ligt infortunatosi nella fase di riscaldamento. Questo è il 4-4-2 di Andrea Pirlo: Szczęsny tra i pali, Danilo, Demiral, Alexandro e Frabotta in difesa, poi in mezzo al campo da destra a sinistra Chiesa, Betancourt, Rabiot e McKennie, in attacco Ronaldo e Kulusevski. La partita è iniziata da pochissimo, la Juventus che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra osservazione, il nostro punto di osservazione, con la maglia a strisce verticali bianconere, dove si gioca il 7° minuto nel corso del primo tempo. Il parziale ancora fermo sullo 0-0, meglio lo Spezia della Juve in questi primi 7 minuti di gioco. Ancora Giasi sul settore di destra con una crossa che parte verso il secondo palo, lo insegue Maggiore e lo tiene giù splendidamente all'interno dell'area di rigore della Juve. Retropassaggio, triangolazione stretta, la conclusione da 2 passi del numero 5 Marchizza, il pallone che finisce sul fondo. Ma Juventus, che in difesa sembra accusare qualche difficoltà di troppo, Maggiore è riuscito ad arpionare il pallone da posizione di ala sinistra, l'ha scaricato lì indietro per Esteves, di prima intenzione quest'ultimo ad assistere nel cuore dei 16 metri bianconeri. Marchizza, giocatore di scuola Roma, che ha concluso con il suo piede non d'elezione il destro, praticamente da pochi passi rispetto alla porta di Wojciech Szczęsny, ha spedito il pallone sul fondo. Prima palla gol che annotiamo sul nostro taccuino esattamente all'8° minuto nel corso del primo tempo. La palla gol è in favore però dello Spezia. Siamo sempre fermi sullo 0-0, la Juve che prova a reagire ora con Kulusevski, che tocca il suo primo pallone da quando è iniziata la partita, da questi a Chiesa, posizione di alla destra, prova a puntare il proprio Marchizza, la sovrapposizione di Kulusevski dal fondo, la finta, la palla sul sinistro, Murato al limite dell'area di rigore, Rabiot prova anche lui il tiro, anche questo ribattuto dai difensori di uno Spezia che si è chiuso benissimo rispetto all'iniziativa bianconera. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo già raggiunto il 9° minuto nel corso del primo tempo. Ancora Betancourt nello spazio, Chiesa, posizione che consente a Chiesa di avanzare solo in area, il tiro alla rete, ma in questo minuto chiedo scusa, ok, solo per dire che il gol di Ari fuori gioco, perché si gioca il 1/4 d'ora nel corso del primo tempo a Torino. Ancora 0-0 il parziale tra la Juventus e lo Spezia. C'è stata poc'anzi nel periodo non collegato appunto una conclusione di Federico Chiesa, che è terminata un paio di metri distante rispetto al palo destro della porta difesa da Provedelle. Comunque la Juventus che in qualche maniera ha provato ad accendersi, perché lo Spezia fino a questo momento almeno è riuscita ad imbrigliare la manovra della formazione campione d'Italia. Siamo alla mezz'ora a Torino, ancora 0-0, però attenzione, ora il pallone per Kulusevski che prova ad evitare anche il portiere in uscita, posizione regolare, Cristiano Ronaldo al limite, entra in area, la palla sul destro, poi sul sinistro, Chiesa, un tentativo di dribbling fermato da Terzi, poi il rilancio di Esteves in profondità con Zola, anche questa posizione regolare, attenzione Zola in area di rigore da sinistra, deve attendere rinforzi, viene pressato da Danilo, è costretto a tornare indietro alla panchina, la panchina della Juve gridava a Danilo, chiudi il sinistro, e così è stato. Ma Esteves ora al limite, ancora Marchizza, sta per entrare in area, Marchizza, parte il tiro, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, c'è il calcio d'angolo, ma pericolo per la Juve perché Demiral è intervenuto di testa e ha rischiato sostanzialmente di far male al proprio portiere Szczęsny, che si era tuffato verso il secondo palo, anche perché la Juventus sembra essersi ripresa dal suo letargo, è andata per 2 volte vicino al gol. Attenzione Juventus che continua ad attaccare sempre con Federico Chiesa, la sua conclusione che va a rimbalzare sul piede dell'avversario, poi Marchizza che prova a sbrogliare una difficile matazza dalla sua posizione di terzino sinistro. Il rilancio però è breve, allora Danilo va via in area, Danilo il traversone verso il secondo palo, Cristiano Ronaldo che era lontanissimo rispetto alla traiettoria del compagno di squadra, il contropiede è dello Spezia. Tra poco vi racconteremo quanto accaduto nel periodo non collegato. Vi dicevamo appunto delle 2 opportunità avute dalla Juventus, l'intuizione di Betancourt dopo l'ottima percussione di Rabiot, che ha mantenuto un pallone in campo, un pallone che arrivava
da lontano, lo ha uncinato all'interno dell'area di rigore, lo ha proiettato a ritroso su Bettancourt, il quale ha aperto dalla parte opposta per l'incursione a sua volta di Federico Chiesa, che è andato a concludere verso la porta avversaria, seppur da posizione molto decentrata, seppur ravvicinata, trovando la respinta dell'ottimo Marchizza in corner. Corner battuto in combinazione con un compagno che ha portato alla conclusione Federico Chiesa. Parata molto reattiva di Provedello, da Cristiano Ronaldo, Kulusevski in area, parte il destro, ancora una volta ribattuto Kulusevski, che adesso prova a farsi vedere, posizione di ala destra, punta l'avversario, mette la palla sul sinistro, una sersata improvvisa, ancora lui con il tentativo di conclusione che gli viene però negato da Maggiore. In precedenza era stato terzo ad opporsi alla conclusione dell'ex giocatore del Parma, poi Inzola, che commette fallo ai danni di Alessandro. La Juventus sfortunata nel periodo non collegato, palo clamoroso di Cristiano Ronaldo innescato da Kulusevski in posizione di ala sinistra, ha puntato Vignali, ha messo il pallone sul piede dell'Ezione, il destro ha cercato e trovato una conclusione a giro dopo una serie di doppi passi che ha incrociato con la sua traiettoria il montante sinistro della porta di Prevedel, battuto dal tiro del fenomeno portoghese. Quindi Juventus vicino al gol, ora ruba palla, attenzione Federico Chiesa in area di rigore proprio a Marchizza, che recupera sull'avversario. Chiesa che termina a terra, non c'è fallo ovviamente, secondo l'arbitro non ci sono nemmeno le proteste dell'ex giocatore della Fiorentina. Eccesso di confidenza ora dello Spezia, che prova a venire via dalla sua tre quarti. Zola fermato dall'intervento in tegel scivolato di Danilo. Juventus che sembra ora premere il piede sull'acceleratore, che sembra non voler più concedere tutto lo spazio concesso fino a questo momento ad uno Spezia che fino al quarantesimo aveva avuto poche difficoltà ad opporsi alle trame bianconere, anzi aveva costruito le sue di trame con assai più frequenza rispetto agli avversari. Poi però la doppia opportunità potenziale per Federico Chiesa e poi il palo colpito da Cristiano Ronaldo hanno in qualche modo svelato quelli che sono i piani della Juve relativamente agli ultimi minuti del primo tempo. La mossa di Cristiano Ronaldo, come di consueto, la sua capacità di andare a colpire il pallone, vediamo se probabilmente c'è stata forse anche la deviazione di Provedel con la punta delle dita, che ha spostato il pallone di quei centimetri necessari a non farlo finire in porta, bensì ad incrociare il palo interno per poi rotolare ancora in campo, dove nessun attaccante di Andrea Pirlo era in grado di intervenire per il tappino. E quindi grande intervento e di Provedel, che ha sostanzialmente evitato la marcatura all'ennesima di Cristiano Ronaldo. Siamo al 44esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra la Juve e lo Spezia. La Juve ora che prova a farsi vedere in avanti con Alessandro, che appoggia per Frabotta nella metà campo avversario, costretto a retrocedere Frabotta sui piedi di McKennie, da questi ancora a Demiral, il quale allarga sull'estremo settore di destra, è partito Federico Chiesa quasi all'altezza della linea di fondo, punta l'avversario, si tratta di Marchizza, tiro di rigore, arriva Kulusevski, parte il cross in mezzo, allontanato da terzi all'interno dell'area piccola, Bettancourt alimenta il tema offensivo della Juve, Chiesa da destra, ancora un cross, ancora Marchizza, ancora il pallone sul fondo, ancora in calcio d'angolo la Juve, che ora preme forsennatamente nel tentativo di sbloccare la partita a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Questo è il canale Jupensiero. Iniziata in questo momento la ripresa agli ordini del signor Sacchi della sezione di Macerata, le due squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato il primo tempo, non ci sono stati cambi, dunque l'unico cambio forzato, ma nemmeno di cambio si è trattato, perché De Ligt nella fase di riscaldamento, mentre attenzione che la Juventus per partire dal basso stava per combinare un autentico pasticcio con Rabiot, anzi con Alessandro Enzola, che si era impossessato del pallone o perlomeno era andato a rintuzzare il tentativo di passaggio in orizzontale di Alessandro, che è stato schierato come detto e come stavamo appunto spiegando poc'anzi dal suo allenatore Andrea Pirlo, in posizione di difensore centrale, poiché De Ligt mette attenzione, passaggio lì dietro sbagliato, McKennie porta vuota, arriva a chiudere proprio Erlich, anzi terzi, e spedisce il pallone in fallo laterale. Insomma, bambole da una parte e dall'altra, disattenzioni difensive che non fanno più notizia in un campionato in cui un tempo perlomeno la difesa era obiettivamente il punto di forza. Persone in area di rigore, sembra essere questa l'opzione scelta dalla Juventus, con un'azione elaborata che porta Ronaldo da solo davanti alla porta, era in posizione di fuorigioco a non più di 3 metri distante rispetto ai pali di Provedel, colpito di controbalzo di destro, ha mandato
arrivato sul fondo, la posizione era nettamente di offside, però quella è di Cristiano Ronaldo. Al limite dell'area di rigore per Chiesa, una giravolta a parte il 22, ancora l'invito per McKenny, colto un po' in controtempo, riesce a tenere il pallone in campo, poi si ferma, scambia ancora con il 22, va da Kulusevski, la finta, il pallone in area di rigore, Kulusevski va al centro, prova adesso Cristiano Ronaldo a scambiare con lo svedese, prova la percussione in avanti, segna un gol dopo aver commesso però fallo evidente ai danni di un difensore dello Spezia. Si trova a Marchizza, da questi a Erlich, ancora un retropassaggio per Provedella, adesso addirittura anche sfrontato lo Spezia sul terreno dei campioni d'Italia, con delle giocate che manifestano una certa sicurezza, una certa padronanza psicologica della situazione, anche troppa, perché ora Cristiano Ronaldo si occupa di andare invece a prendere il pallone, Kulusevski da sinistra, il cross che parte, Ronaldo davanti alla porta vuota, manca clamorosamente il tap-in vincente, avevano mancato l'intervento un difensore dello Spezia e il portiere Provedella, è arrivato all'altezza del secondo pallo Ronaldo, a mezza altezza ha cercato con il piattone destro di trasferire il pallone nella porta ormai sguarnita, ha ciccato clamorosamente l'impatto con la sfera stessa che è rimasta lì allontanata poi dai difensori dello Spezia, grande opportunità per Cristiano Ronaldo che ha mancato il più facile dei gol sul traversone di Kulusevski, non si è reso conto appunto Cristiano Ronaldo che dopo il liscio di Esteves il pallone gli era finito praticamente sui piedi con la porta davanti completamente aperta e sguarnita, insomma l'opportunità per la Juve svanita e lo Spezia già dalla parte opposta, i minuti sono 15 nel corso della ripresa a Torino e il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di posizione di fuori gioco, chiediamo scusa di Morata che aveva messo il pallone in porta, quindi in linea ancora e nuovamente a Antonello Brughini. Anche perché proprio i due nuovi entrati, Bernardeschi e Morata, al posto di McKennie e di Frabotta, avevano confezionato la rete del vantaggio bianconero, ma sul lancio che veniva dall'elettrovia evidentemente Federico Bernardeschi si trovava in posizione di offside, c'è un silent check, vedremo se sarà effettivamente così, cioè, cercheremo di capire adesso se si andrà a rivisitare questa azione che l'arbitro però ha immediatamente vanificato alzando il braccio e evidentemente valutando come irregolare la posizione di Bernardeschi, sì, silent check perché l'arbitro è fermo nella tre quarti campo dello Spezia e sta cercando di capire le indicazioni che gli arrivano e dalla sala VAR, proprio coloro i quali sono in sala VAR stanno cercando di capire se Bernardeschi in partenza si trovasse in posizione di fuorigioco, dice calma il signor Sacchi, mentre Federico Bernardeschi dice proprio all'arbitro Sacchi no è buona, guarda che buona che io sono partito in posizione regolare, e Sacchi che dice calma, calma, valuto io, vedo io, è arrivato dal fondo il traversone di Bernardeschi, copo che era andato a vuoto, Vignali dall'estremo settore di sinistra all'altezza del primo palo, Morata d'accordo, d'accordo Brughini, intanto è ancora fermo il gioco a Torino perché ancora si deve valutare la posizione di Bernardeschi, se fosse o meno di fuori gioco, anche Andrea Pirlo parla con il quarto uomo per cercare di capire cosa stia succedendo nella sala VAR, evidentemente non è una cosa facilissima da comprendere poiché Bernardeschi potrebbe essere partito in linea o poco al di qua o poco al di là della linea difensiva dello Spezia, Bernardeschi dice io sono tranquillo, è buona, è buona, lo vediamo adesso in questo momento inquadrato dalle telecamere a bordo campo, a bordo dell'Allianz Stadium, proprio far cenno e parlare con i suoi compagni di squadra e far delle smorfie chiare con il volto dicendo è buona, la mia posizione era buona, non ci sono problemi, l'arbitro cosa dice? Che va a vedere, che gol! E gol, la Juventus è in vantaggio esattamente al minuto 19 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Torino, per la verità la rete è stata messa a segno al 17esimo anche se convalidata due minuti più tardi, la rete di Alvaro Morata, il canterano appena entrato in campo ha confezionato la rete del vantaggio bianconero, lancio per Bernardeschi in linea evidentemente con Vignali, Vignali che ha tentato il recupero, non c'è riuscito, Bernardeschi primo palo, Morata grande scelta di tempo e conclusione che ha lasciato di sasso Provedella che non è potuto intervenire con l'interno del piede sinistro, il numero 9 della Juve, sebbene in precarie condizioni fisiche, sebbene sicuramente non al meglio, sebbene evidentemente in qualche maniera è fermato o frenato da una condizione fisica non ottimale, da un lungo infortunio, è andato subito al primo pallone giocabile a mettere il pallone in porta per il vantaggio della Juve, siamo al 20° minuto, la Juventus è in vantaggio per 1-0, la rete la segniamo a Morata a questo punto però all'altezza del 17esimo nella ripresa. Andiamo a Torino.
dove la Juventus ha raddoppiato con Federico Chiesa proprio in questo istante. Era stato lui a tirare in porta da distanza ravvicinata, trovando la respinta del portiere Provedel, pallone che è ritornato sui piedi dell'ex giocatore della Fiorentina, addirittura da terra è riuscito a girarla verso la porta avversaria, ma bravissimo ancora una volta Bernardeschi da sinistra a insistere, a mantenere vivo l'attacco della Juve, a portare il pallone proprio nelle condizioni di essere giocato bene. E da Rabiot sull'asse sinistro del campo, eccolo qui Bernardeschi che entra in area di rigore, una serie di finte, poi con l'esterno sinistro per Chiesa, tutto diciamo così, un gol griffato ex Fiorentina, la prima conclusione di Chiesa ribattuta miracolosamente da Provedel, poi Chiesa da terra è riuscito a trovare la coordinazione all'interno dell'area piccola a girare verso la porta oramai sguarnita, e il 2-0 per la Juventus che al 27esimo forse chiude la pratica. Peraltro Federico Chiesa che esce dal campo dopo il gol, non ci siamo accorti di chi sia entrato sul terreno di gioco, cercheremo gentili ascoltatori di essere tra pochissimo più precisi. Aaron Ramsey è lui quindi ad aver sostituito l'autore della seconda rete bianconera dopo il gol al 17esimo di Alvaro Morata, è arrivato il raddoppio di Federico Chiesa al 25esimo. Si stanno sbarazzando gli avversari, attenzione, Morata in campo aperto, era di rigore dalla parte opposta, era completamente solo Cristiano Ronaldo, non è riuscito a raggiungere il pallone per la chiusura più che mai opportuna di Erlich. Cristiano Ronaldo che folleggia all'altezza del limite dell'area della formazione ligure, Estevez che commette fallo ai suoi danni, calcio di punizione in favore della Juve, lo racconteremo in diretta gentili ascoltatori prima di tornare sicuramente da Antonello Brughini al Romeo 20 di Vicenza, dove il Vicenza sta conducendo per 2-1 sulla Cremonese nel posticipo del campionato di Serie B. Ecco la Juve che si appresta a tirare questo calcio di punizione, immaginiamo che Cristiano Ronaldo non vorrà sentire ragioni e vorrà essere lui a battere verso la porta avversaria, del resto la zona di terreno è più che mai beneaugurante per CR7 a caccia del suo ennesimo gol nel campionato di calcio di Serie A. Pallone leggermente decentrato a sinistra al limite dell'area di rigore avversario, poco più in là verso il centrocampo, il coccodrillo ora che viene però effettuato anche alle spalle della barriera dello Spezia, c'è un uomo che si tratta di Leo Sena che si pone a terra proprio per evitare che il pallone possa andare sotto le gambe dei suoi compagni in barriera, parte Ronaldo con il destro e la parata in tuffo di Provedel col pallone che non termina nemmeno fuori, e Leo Sena che riesce in qualche modo a raggiungerlo e poi a subire il fallo di Rabiot. 33esimo minuto sul cronometro nel corso della ripresa, 2-0 della Juve ai danni dello Spezia, e da modo lo Spezia di ripartire pericolosamente a destra con Verde sta per entrare in area, appunto Alessandro, poi decide di mettere in mezzo il pallone, Marchizza sinistro, deviazione, pallone sul fondo, c'era Jasi completamente libero, ha preferito la conclusione Marchizza che poi va a spiegare il motivo al compagno in squadra per cui ha preferito la conclusione in porta e noi invece il passaggio proprio per lui sull'asse di sinistra, ero lì davanti con la porta spalancata, ho provato a tirare, deviazione di Demiral, pallone sul fondo, continuando ad attaccare dobbiamo dire lo Spezia nel tentativo di trovare quelle gol che riaprirebbe negli ultimi minuti la partita, ne mancano tre o poco meno alla fine del tempo regolamentare, poi sarà semplicemente recupero, nel frattempo l'arbitro ferma l'azione perché c'è una sostituzione in casa bianconera, Alessandro è andato a fermare il possibile tentativo di incursione da parte del numero 28 Erlich che si era portato nel cuore dei 16 metri avversari per dare l'opportunità a questi giovani di calcare il campo dell'Allianz Stadium e di comunque collezionare una presenza in Serie A, quindi di assaggiare l'ebbrezza e in qualche modo di fare i conti con l'emozione dell'esordio nel massimo campionato. Ruba palla la Juve, 3-1, Cristiano Ronaldo è solo in area, sinistro di CR7 che mette il sigillo sulla partita dell'Allianz Stadium, 3-0 per la Juve, partita virtualmente chiusa, l'assist di Rodrigo Betancourt proprio per Cristiano Ronaldo che va ancora una volta a segno con un sinistro di chirurgica precisione, ha perso l'equilibrio Agumè, ha lasciato lo spazio libero per Betancourt, a quel punto Cristiano Ronaldo proprio all'ingresso dell'area ha confezionato il diagonale che non ha lasciato scampo all'estremo difensore dello Spezia Provedel, Juventus 3 Spezia 0 e linea ancora a Vicenza. Non era entrato Ranocchia bensì Di Pardo, mentre la Juventus conduce per 3-0 e Daniele Verde in area di rigore ancora a rendere insidioso e minaccioso l'attacco di uno Spezia che però quando siamo al 45esimo e 20 secondi sinceramente non sappiamo dirvi di che entità è stato il recupero che ha voluto concedere il direttore di gara.
Baviera, fatto sta che si continua a giocare, fatto sta che la Juventus è in vantaggio per 3-0 sullo Spezia, fatto sta che la Juve ha fatto sua la partita nella ripresa approfittando di un gap tecnico fin troppo evidente e preventivabile anche alla vigilia della sfida dopo i primi 45 minuti in cui aveva sofferto le pene dell'inferno la formazione bianconera, non che avesse evidentemente concesso palle gol all'avversario. 4 minuti di recupero mi fanno cenno dalla regia con Carlo Silveri, stavo dicendo appunto di una Juventus che nel primo tempo ha sofferto il possesso palle, l'organizzazione dello Spezia lo ha sofferto e li ha sofferti anche nel corso della ripresa relativamente ai primi 17 minuti, poi la decisione di Andrea Pirlo di gettare nella mischia Alvaro Morata e Federico Bernardeschi, il secondo ha confezionato l'assistenza per il canterano che è andato in gol e sempre Federico Bernardeschi è riuscito a mettere in porta il pallone sebbene in due tempi sempre, è riuscito a mettere in area di rigore il pallone per Federico Chiesa che in due tempi ha confezionato la rete del raddoppio, nel finale assist di Betancourt per Cristiano Ronaldo e gol del 3-0, insomma una Juventus che si porta a quota 49, quindi a 7 lunghezze all'Inter che sarà impegnata giovedì sera nel posticipo contro il Parma al Tardini, una Parma che ha molto molto bisogno di punti, Parma che vinceva mentre attenzione ancora la Juve in avanti, Ramsey che provava l'assistenza per Cristiano Ronaldo dal fondo all'interno dell'area piccola, vi dicevamo per la squadra campione d'Italia e fiducia nuovamente per Andrea Pirlo anche alla vigilia di una partita importantissima, anzi di due appuntamenti importantissimi, e quello sabato contro la Lazio all'Allianz Stadium e poi a metà settimana della prossima settimana, mentre attenzione che è lì già si da solo in area di rigore viene recuperato all'ultimo momento da Demiral che poi facendo all'avversario di rialzarsi si era portato praticamente solitario Jasi di fronte alla porta di Szczęsny, ma è stato recuperato dalla gran cavalcata, dal gran recupero, dalla grande forza fisica e dalla grande capacità di reazione di Demiral. 49 minuti e 40 secondi di gioco, l'arbitro che è andato a vedere al VAR ora se si tratta di calcio di rigore o meno, crediamo che Demiral abbia colpito il pallone, questo crediamo effettivamente noi dopo che l'ho allontanato Jasi, potrebbe però l'arbitro forse prendere una decisione diversa. Sì, calcio di rigore in favore dello Spezia e quindi la possibilità per lo Spezia di andare adesso ad accorciare le distanze e di segnare il gol della bandiera, anche cartellino giallo per Demiral, quindi all'ultimo momento, all'ultimo secondo viene assegnato questo calcio di rigore in favore dello Spezia. Sono i nuovi regolamenti, non me ne abbiano i tifosi dello Spezia, ma insomma potrei dire lo stesso per tante altre partite, sono rigori che in altri anni non sarebbero mai stati presi nemmeno in considerazione come falli, adesso invece con le telecamere che vivisezionano il tutto in maniera esasperata vengono concessi anche a un secondo dalla fine. Calabino sul dischetto, la rincorsa, il tiro e la parata di Wojciech Szczęsny che non concede allo Spezia nemmeno la soddisfazione dell'1-3 proprio nel momento in cui il direttore di gara, il signor Sacchi della sezione di Macerata, dichiara conclusa la sfida valevole come anticipo della 25esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Vince la Juventus per 3-0 sullo Spezia, le reti tutte nella ripresa, quelle di Alvaro Morata, di Federico Chiesa e di Cristiano Ronaldo. Nella finale fallito il calcio di rigore da Calabino per lo Spezia, è tutto veramente grazie per la collaborazione tecnica di Carlo Silveri. A questo punto la linea può tornare a zona Cesarini.